Passiamo quindi all'altro enunciato del secondo principio della termodinamica, l'enunciato di Clausius. È impossibile realizzare una trasformazione il cui unico risultato sia quello di far passare calore da un corpo freddo a uno caldo. Anche qui attenzione alla parola chiave unico risultato. Il secondo principio nell'enunciato di Clausius vieta questa situazione, passaggio di calore spontaneo da un corpo freddo a un corpo caldo. Anche il Libro Amaldi riporta la macchina proibita da Clausius, il passaggio spontaneo di calore da un corpo freddo a un corpo caldo, quindi una macchina termica, un frigorifero, che sposti integralmente calore dalla sorgente fredda alla sorgente calda. Ma allora i frigoriferi che abbiamo in casa come funzionano? Non funzionano così, funzionano invece con un apporto di energia dall'esterno. Infatti, se noi stacchiamo la spina del frigorifero, il frigorifero non funziona più. E non è più in grado di spostare calore dalla zona fredda, che è la parte interna del frigorifero, alla zona calda, che è l'ambiente esterno. Per funzionare, il frigorifero ha bisogno, il frigorifero reale, ha bisogno di un apporto di energia, di lavoro che entra appunto nella macchina termica. E se entra questo lavoro, allora significa che il passaggio di calore dal corpo caldo o freddo al corpo caldo non è l'unico risultato, perché c'è anche un trasferimento di energia in forma di lavoro dall'ambiente esterno alla macchina. Qui invece il passaggio di calore sarebbe l'unico risultato e questo non è possibile. Ricordiamo quindi come funziona un frigorifero permesso da Clausius. Funziona che si sposta calore da una sorgente fredda a una calda, ma lo fa con l'apporto di una quantità di energia dall'esterno e il calore che trasferisce alla sorgente calda è la somma del calore prelevato alla sorgente fredda più l'energia che è stato necessario immettere nella macchina frigorifera dall'esterno. Quindi con i numeri questa macchina preleva 60 joule di calore dalla sorgente fredda e ha bisogno di 40 joule di lavoro per funzionare. 40 più 60, 100 joule di energia entrano, la macchina scarica 100 joule di calore alla sorgente calda. Questo è permesso da Clausius, perché il passaggio di calore intanto non è integrale, nel senso che non è 60 joule e 60 joule, ma i due flussi di calore sono diversi e inoltre il passaggio di calore non è l'unico risultato, perché la macchina ha avuto bisogno di acquisire energia dall'esterno.